ad handicap per il Chieti dopo 6 minuti 0-1 e in 10 uomini. Rischiava di tagliare le gambe a qualsiasi squadra questa partita. Sì, un rigore dopo 5-6 minuti, rimanere in 10 con l'espulsione del portiere, una partita tutta in salita. Comunque ho visto una grossa reazione, un grosso carattere da parte della squadra che ha messo spesso in difficoltà l'Atletico Catania. Penso che alla fine, per le occasioni avute, per un palo colpito, per una circostanza in area di rigore avversaria che vorrei molto rivedere, che penso che c'erano anche gli estremi di rigore, penso che alla fine potevamo meritare un risultato almeno di parità. E Chieti punta a un campionato senza troppi patemi d'animo rispetto allo scorso anno, quantomeno evitare i play-out? Sì, attualmente l'obiettivo è questo. Se poi ci sono dei rinforzi a livello di organico, logicamente gli obiettivi migliorano e vedremo di toglierci anche della soddisfazione, anche se questa sera abbiamo effettuato una partenza non molto felice, però sono contento per la squadra, i ragazzi li ho elogiati per l'impegno e anche per la grossa prova fornita pur giocando tutta la partita in 10. I rinforzi però ci sono, se anche il tecnico fa pressione sulla società per acquistare? No, noi siamo sempre in sintonia con i dirigenti e io, e quindi anche i dirigenti capiscono che possono esserci delle esigenze. Penso che anche nel giro di pochi giorni, se i dirigenti, che sono molto competenti, ne ritengono di effettuare dei miglioramenti, sicuramente non si tireranno indietro, perché io penso che la mia è già una buona squadra, con qualche ritocco possiamo diventare una gran bella squadra.